Sera ho l'onore e l'onore di rappresentare tutto il comitato e porto quindi saluti anche del presidente Milano Bentinella, del vicepresidente Luca e del segretario generale Fabio Autore. Perché il comitato Luigi Giura? Il comitato Luigi Giura nasce perché abbiamo lo scopo di far conoscere quanto più è possibile l'opera di questo straordinario ingegnere che appunto è un'altra delle eccellenze del Sud che non è assolutamente conosciuto. L'opera realizzata dal Luigi Giura, quella che abbiamo diciamo più nelle nostre vicinanze, è il ponte sospeso che si trova sul Garigliano, il primo ponte dell'Europa continentale sospeso a catenari di ferro. Ci sono stati altri ponti, però il ponte Luigi Giura ha la particolarità di avere questa sospensione delle catene e soprattutto di avere le colonne separate e non legate tra loro, e non collegate tra di loro da una trave orizzontale. Io voglio ringraziare innanzitutto Claudio, perché Claudio ci ha dato per la terza volta consecutiva l'opportunità di poter conoscere il comitato Luigi Giura, ma soprattutto anche avere il piacere di premiare degli altri eccellenze, delle eccellenze contemporanee del nostro territorio. Voglio salutare e ringraziare tutti i partecipanti, un saluto in particolare ad Ariella, che ormai siamo quasi, come ha detto prima Elena, siamo una grande famiglia. Ogni volta che ci incontriamo è un piacere, ogni volta che ci incontriamo bastano quattro parole per riprendere un discorso che non è mai interrotto e che a livello territoriale, solo ed esclusivamente, appunto con le associazioni come le nostre, e quindi con l'intervento dei privati e con i nostri sacrifici, portiamo avanti quella che è un'attività soprattutto di diffusione della cultura. Diffusione della cultura e diffusione di quelle che sono state appunto le eccellenze del passato, e quindi c'è questo fil rouge dell'eccellenza che passa da una generazione all'altra. Ecco perché per noi è sempre un grande piacere, un grande onore poter premiare quelli che sono appunto le eccellenze selezionate dall'associazione identitaria Alta Terra di Lavoro.